In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è ammalato». All'udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella resurrezione dell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo?» Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Gesù si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?» Gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: «Guarda come lo amava». Ma alcuni di loro dissero: «Lui che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?» Allora Gesù, ancora una volta, commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era apposta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì, i piedi e le mani legati con le bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare». Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Cari amici, ben ritrovati. Anche questa volta, come la volta scorsa, noi ci incontriamo dalla cripta della nostra chiesa cattedrale, che è un locale poco frequentato in verità, ma che è molto suggestivo, è molto bello, è un luogo che induce a profonde riflessioni, è un luogo che ci fa pensare a tante realtà della nostra fede, a quel qualcosa che non si vede se non ci vai proprio dentro, ma che c'è e che ti assicura davvero la consistenza di tutte le cose nelle quali noi crediamo. In questa quinta domenica di Quaresima, la pagina del Vangelo che viene letta è quella della risurrezione di Lazzaro. Lazzaro, Marta e Maria era una famiglia amica di Gesù a Betania, e Gesù spesso
si recava, quando passava da quelle parti, si recava da loro per fermarsi un momentino, per ristorarsi e anche per avere qualche momento di catechesi e di incontro. Ecco, un giorno giunge a Gesù la notizia che Lazzaro di Betania era ammalato gravemente e stava per morire. Le sorelle Marta e Maria gli fecero arrivare questa notizia, sperando che Gesù tornasse subito, almeno per vedere l'ultima volta vivo il suo amico. Invece, stranamente, Gesù, quando gli dicono che il tuo amico Lazzaro è gravemente ammalato, non decide di andare, ma continua tranquillamente le sue catechesi e i suoi giri dove si trovava. Però, a un certo punto, nel frattempo, Lazzaro muore. Senza che nessuno glielo andasse a dire, Gesù l'aveva intuito, capì che era arrivato il momento che doveva andare dal suo amico morto. E Gesù dice una parola che lascia di stucco i suoi vicini. Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Non è che Gesù sminuì la gravità della situazione, ma usando questa espressione Gesù ci dice una grande verità che fa parte, diciamo, del cuore della nostra fede. La morte è eredità di tutti gli uomini, non sfugge a nessuno, ma per il credente la morte non è un evento finale che chiude ogni cosa, è come un addormentarsi, è come la conclusione di una giornata terrena. Come facciamo tutti i giorni, arriva sera e noi ci addormentiamo, il giorno dopo ci risvegliamo. Ecco, la morte è un addormentarsi alla giornata terrena e siamo risvegliati alla vita eterna. La morte è dunque un passaggio per noi credenti, per noi cristiani. E Gesù dunque va da Lazzaro perché dice: lo vado a risvegliare. Gesù lo richiama alla vita terrena dopo qualche giorno, ma un giorno o l'altro Lazzaro sarà comunque morto da capo e in maniera definitiva. Tuttavia, quel gesto che Gesù compie è un segno. È un segno del dono che ci dà Gesù. Gesù è colui che ci dà la vita e ci dà una vita eterna, una vita piena. Una vita che non dura 20, 30, 50, 60 anni, 80, ma una vita che è per sempre. E la vita terrena, qualunque sia il numero degli anni di cui è costituita, è per noi credenti un prepararci alla vita piena, alla vita eterna. Ci dobbiamo dire da credenti che la vita vera non è questa che stiamo vivendo, ma è quella che ci aspetta dopo. Noi qui stiamo in cammino verso la vita eterna. Allora questa verità Gesù la annuncia attraverso il segno della risurrezione di Lazzaro. E dunque il racconto è molto lungo in verità. E infatti anche nelle liturgie non si legge tutto, ma se ne legge una piccola parte. Io vi esorto, se avete certamente in casa un Vangelo, a leggerla tutta intera, questa pagina, è il capitolo undici, ricordatelo, del Vangelo di Giovanni. È molto bello, anche perché c'è una tensione drammatica che gradualmente si fa sempre più intensa e più forte. E, permettetemi di dire, anche più bella da leggere. Ora, dunque, le sorelle di Lazzaro mandano a dire a Gesù che il fratello è grave. Sperano che lui vada, non ci va. Nel frattempo Gesù viene a sapere che Lazzaro è morto e va. Nel momento in cui va, incontra le sorelle di Lazzaro che gli vanno incontro. Marta gli andò incontro e, in maniera anche abbastanza dura,
quasi in tono di rimprovero, gli dice: «Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Come dire, ti abbiamo mandato a chiamare, perché non sei venuto? Se tu venivi, al tuo amico lo guarivi. Adesso è morto, pazienza. Loro non pensano minimamente che Gesù abbia potere anche sulla morte. E Gesù dice: «Non ti preoccupare, tuo fratello risorgerà». «Ma sì, lo so, risorgerà alla fine dei tempi, ma intanto adesso è morto». E allora Gesù comincia la sua catechesi, no? «Io sono la risurrezione e la vita», dice Gesù. «Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chi vive e crede in me non morirà in eterno». E detto questo, Gesù si avvicina sempre di più a casa, andò a chiamare Maria e tutte e due le sorelle con tutta la folla vanno da Gesù. E Gesù dice: «Andiamo al sepolcro». «Ma che andiamo a fare al sepolcro? Ormai è morto, andiamo al sepolcro». E Gesù si commuove perché comunque voleva bene a Lazzaro, voleva bene a questa famigliola, erano molto amici. E come capita a tutti gli uomini di questo mondo, di fronte alla sofferenza e al dolore, alla morte di una persona cara, Gesù piange. Però dopo questi momenti di condivisione della sofferenza, Gesù dà un ordine che sconcerta tutti: «Togliete la pietra dalla tomba». Era morto già da 4 giorni, quindi noi sappiamo che dopo poche ore, dopo 2 o 3 giorni, comincia il disfacimento del corpo mortale. E infatti gli dicono: «Ma maestro, ma sono già 4 giorni. Lui dice: «Togliete la pietra». E quando tolgono la pietra, Gesù dà un ordine forte: «Lazzaro, vieni fuori». E Lazzaro, ascoltando la parola del Signore, viene fuori. Naturalmente possiamo immaginare la meraviglia, lo stupore, ma Lazzaro era tutto fasciato, perché sappiamo i morti all'epoca venivano completamente fasciati con tanti e tanti riti particolari, e Gesù gli dice: liberatelo, toglieteli tutti questi indumenti che gli avete messo, perché non gli servono, e lasciatelo andare. Ecco, naturalmente tutti, dice il Vangelo, molti dei giudei credettero in lui, ma molti altri invece lo presero per un indemoniato, per un diavolo che compie diavolerie. Noi oggi, di fronte a questa pagina del Vangelo, a che cosa siamo chiamati? Cari amici, siamo chiamati innanzitutto a ringraziare Dio perché, mandando in mezzo a noi il suo Figlio Gesù, ci ha mandato una parola che ci rivela il senso della morte e della vita. Gesù ci ha rivelato questa grande e meravigliosa verità, che la vita terrena non è la vita, ma è una parte della vita, è l'inizio della vita. La vita piena è quella che il Signore ci dà e Lui ce la vuole dare a tutti. Gesù è venuto per questo, a donarci la vita eterna, la vita piena, la vita che non si riduce a 20, 30, 50, 70 anni, ma la vita che è per sempre. Richiamando Lazzaro dalla morte alla vita, Gesù ci dimostra che Lui questo potere ce l'ha. Diciamo che con la risurrezione di Lazzaro Gesù ha fatto un po' le prove generali di quella che sarebbe stata poi la sua risurrezione. Ci ha fatto capire che lui questo potere ce l'ha. La sua parola è parola che dona vita, che chiama la vita, guarisce e soprattutto ci dà una prospettiva di eternità. Ci dice il Vangelo di Giovanni che dopo la risurrezione di Lazzaro e la vita per Gesù si rese più difficile, perché i suoi nemici videro la pericolosità di questo agire di Gesù e allora cominciarono con più forza a pensare di farlo fuori, e quindi le trame per ucciderlo si fecero più insistenti e più diffuse. Noi che leggiamo questa
pagina del Vangelo, ora che si avvia a conclusione il nostro tempo quaresimale, siamo chiamati a ringraziare Gesù per questo dono, il dono della vita piena, il dono della vita eterna, che Lui vuol darci, che Lui è venuto apposta dal cielo per darci. Sciuparla, rifiutarla, sarebbe veramente un affronto a Lui, al suo amore immenso, ma sarebbe anche un'occasione persa per noi. Lui ha questa sua grande gioia e per testimoniarlo a noi, che non scherza, ma che fa sul serio, non soltanto compie questi miracoli così prodigiosi, così grandiosi, ma addirittura Lui stesso affronta a testa alta la prova terribile del dono di sé, il dono della vita. Per dimostrarci che Lui è Signore della vita, Gesù dona la sua vita attraverso la tragedia della passione e della morte, ma ce lo dimostra soprattutto attraverso la risurrezione. Quello che Gesù ha provocato in Lazzaro, dopo poche settimane, forse qualche mese, non di più, Gesù l'ha provato su di sé e per sé. E allora Lui diventa colui che ci annuncia questa bella e grande verità. Noi siamo fatti con un destino eterno. Perciò cerchiamo di non sciuparlo, cerchiamo di non perderlo e camminiamo decisi, affrontando tutte le prove della vita, camminiamo decisi verso questa meta di gioia e di pace eterna che Gesù oggi ci dà attraverso la pagina bellissima della risurrezione di Lazzaro. Cari amici, vi lascio allora in compagnia di questa pagina, rinnovo l'invito fatto all'inizio, rileggetela e meditatela perché certamente vi farà un gran bene. Buona domenica. Eterno Padre, la tua gloria è l'uomo vivente. Tu che hai manifestato la tua compassione nel pianto di Gesù per l'amico Lazzaro, guarda oggi l'affezione della Chiesa che piange e prega per i suoi figli morti a causa del peccato e con la forza del tuo Spirito richiamali alla vita nuova.